Cari fratelli, buon sabato. È un vero piacere per me iniziare questa giornata insieme a voi e poter condividere la parola del Signore. Il testo che leggeremo oggi si trova nel Salmo 22, versetto che vanno da 22 a 27. Dice così: Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete l'Eterno, lodatelo, e voi tutti discendenti di Giacobbe, glorificatelo. E voi tutti, o stirpe di Israele, temetelo, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione dell'afflitto e non gli ha nascosto la sua faccia. Quando ha gridato a lui, lo ha esaudito. Il motivo della mia lode nella grande assemblea sei tu. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. I bisognosi mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano l'Eterno lo loderanno. Il vostro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno dell'Eterno e si convertiranno a Lui, e tutte le famiglie delle nazioni adoreranno davanti a te. Queste bellissime parole di lode, di speranza, di gloria nei confronti di Dio sono state scritte da Davide in un salmo straordinario. Nella prima parte di questo salmo Davide racconta la sua afflizione, la sua disperazione. Davide, che era stato scelto da Dio e che si trova a vivere l'abbandono, l'umiliazione, un senso di inutilità. Davide, che era stato chiamato dal Signore ed era stato rifiutato dai suoi simili. Questa condizione soffoca Davide, lo stanca. Davide ha bisogno di forza e coraggio. E dove cerca la forza e il coraggio? Davide la cerca nella storia del suo popolo, nella storia della sua vita. Si ricorda di come i padri di Israele furono liberati, di come Dio aveva condotto il popolo di Israele nel deserto. Davide si ricorda della protezione della sua famiglia, di sua madre, di come Dio lo ha affidato a questa donna e di come l'amore della madre lo ha cresciuto e l'ha portato a vivere nei sani principi. Davide ripercorre la sua infanzia, la sua vita e riconosce che Dio è sempre stato con lui. Davide riconosce che ha bisogno di Dio e chiede la sua vicinanza come garanzia della vittoria. Fratelli, la lode a Dio è il risultato della consapevolezza della presenza di Dio nella nostra vita. Questa presenza che ci dà vittoria sul male, sulla sofferenza, sulla persecuzione, sulle difficoltà, sulla paura. Forse anche noi stiamo vivendo un momento difficile nella nostra vita. Probabilmente i nostri giorni non sono mai semplici. Probabilmente la nostra settimana non è stata una settimana semplice. Abbiamo vissuto sacrifici, lavoriamo, ci affatichiamo. Viviamo in un mondo dove le soddisfazioni sono minime, ma noi oggi possiamo glorificare il Signore. In questo santo giorno possiamo ricordarci che Dio è sempre stato con noi, che Dio non ci abbandona, che Dio ci ama, che Dio è accanto a noi. Non ci sono limiti per il Signore, non ci sono problemi che noi viviamo nella nostra vita che non possiamo affidare a Dio e che Dio non può risolvere. Dio ha liberato Davide dal leone, dall'orso, ha liberato Davide da Saul e da tutti i suoi nemici. Dio ha liberato Davide dai suoi sentimenti negativi e Dio può liberare te e me dalle catene di questo mondo malvagio. Oggi noi possiamo glorificare il Signore. Oggi noi possiamo annunciare il nome del Signore a tutti i nostri fratelli e possiamo dire a tutti che Dio ci ha liberato e che ci ha risuscitati. Fratelli, noi possiamo essere saziati in Dio. Questa è speranza. Questa è forza, questo è coraggio per andare avanti nella vita. E vorrei concludere questa mia piccola meditazione con le parole di Paolo che si trovano nel capitolo 8 di Romani. Paolo dice così, parole di speranza, di gioia, di forza. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo, Gesù, è colui che è morto e ancora di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati.
Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che Dio ti benedica in questa giornata e che Dio possa darti la forza e il coraggio per affrontare ogni singolo momento della tua vita. Amen.